Il sindaco è venuto qui con le, prima delle elezioni? Ha fatto la, prima delle elezioni per fare la riunione con tutta la spazzatura. E cosa aveva promesso? Avevo promesso che veniva a pulirlo dopo che delle elezioni. Qui, lì dopo. Quindi è un anno ieri, che... ieri sera hanno messo fuoco e sono venuti i pompieri di nuovo. Ieri sera. Guardate che scrivo qua, con dei bambini che abbiamo qua piccolini, tutti, tutti piccoli sono. Da un anno e qualcosa che stiamo fatto questo. Ah, da qua fino all'isola, ieri sera hanno acceso anche il fuoco, sono venuti i pompieri. E i bambini dentro che ci muoiono. Questa è terra di nessuno qui sopra. Questa è terra di nessuno, vabbè, così ci hanno giudicato qui sopra. Quindi non è che possiamo fare niente. Qua, tutta la spazzatura arriva qua, questa è tutta la spazzatura che viene da fuori. Non è che la buttano loro qua. Aveva promesso che metteva di nuovo i bidoni grandi. E non l'ha fatto. E non ha fatto niente. Un anno. Un anno che siamo fatti così, vedi? Guarda, guarda dove sono arrivate le fiamme, guarda. Guarda là. Le finestre si sono squagliate tutte, guarda, vieni qua, guarda. Le fiamme dove sono arrivate, vedi le tapparelle sono tutte squagliate, guarda. Hai visto? Che hanno acceso il fuoco. Sì, 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 sì. E sì, questa sì. Perdita d'acqua pure da quante? Da una vita. E nessuno viene, nessuno. Lì sono venuto adesso dove c'era la macchina tua e l'hanno sistemata dopo 8 mesi. Siamo abbandonati da tutti. Grazie. Domani era prevista la consegna dei doni per la manifestazione Babbo Natale e Befana, che è stata organizzata assieme al Garante Metropolitano dell'Infanzia, le associazioni e gli imprenditori del territorio che hanno inteso dare un contributo di solidarietà, ecco, di affetto ai nostri bambini. E domani era prevista appunto la consegna dei doni anche attraverso delle befane, insomma, appositamente, insomma, travestite, insomma, per un momento così ludico, ecco. Ieri però abbiamo avuto ci siamo resi conto dello stato che è sotto gli occhi di tutti, ancora inalterato, di questa massa maleodorante di rifiuti che è un'offesa verso tutte le famiglie, verso tutti gli stessi bambini che noi vorremmo dare un momento di serenità, insomma, per queste festività. E allora si è deciso di sospendere per il momento la consegna prevista per domani, che peraltro era l'unica giornata fuori dalla zona rossa, in attesa di avere delle notizie su quando e come verrà rimosso questo spettacolo indecoroso. Noi è un qualcosa che dura da mesi, è un qualcosa che ha costretto a passare il Natale in queste condizioni, poi anche il Capodanno. Noi speravamo in un intervento risolutivo da parte del Ministero dell'Ambiente, al quale ci siamo rivolti per evidenziare l'impossibilità evidentemente oggettiva da parte degli enti locali di risolvere questa problematica, e chiedendo l'aiuto dello Stato.
perché riteniamo che lasciare il quartiere in queste condizioni, o comunque questa parte che è di fronte al panificio, a fianco alla fermata dell'autobus, a fianco ai commercianti, all'unica zona dei commercianti qui di Arghillà, è veramente inaccettabile. Ecco, un'amministrazione assente, un sindaco che non... Ma noi non vogliamo dare la croce addosso a nessuno, per questo noi ci siamo rivolti allo Stato, perché evidentemente, cioè io credo che se il sindaco fosse nella sua, diciamo, disponibilità risolvere immediatamente con uno schiocco di dita la problematica, lo avrebbe già fatto. Noi prendiamo atto della situazione, noi abbiamo scritto più volte al Comune, al sindaco, ad AVR, senza avere risposte accettabili. E di conseguenza ci siamo rivolti allo Stato, perché è lo Stato che deve garantire il rispetto dei diritti indisponibili, dei diritti essenziali della cittadinanza, anche per rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. E in questo caso noi riteniamo che siano violati ed è lo Stato che deve farsi carico, ecco, di queste problematiche. Noi abbiamo chiesto che, qualora fosse necessario, che intervenisse anche l'esercito, se dovesse essere necessario. Una cosa noi ribadiamo con forza è che questa massa di rifiuti non può continuare a essere ospitata dalle case dei cittadini o dalle strade del quartiere di Arghillà. Oltre, questo è un fatto oggettivo. Ecco. Oltre la spazzatura sembrano terra di nessuno qui. Questo... Guardi, Arghillà è un quartiere difficile, come tutti sappiamo, è un quartiere difficile che ora non è il momento, credo, di affrontare la tematica sulla nascita di questi problemi, di questa bomba sociale che è stata innescata 30-40 anni fa. Noi, come comitato di quartiere, che è composto da cittadini, associazioni, la parrocchia, i commercianti della zona, ci stiamo dando da fare da diversi anni per cercare di sostenere le istituzioni in questa opera, diciamo, immane. Diciamo che le problematiche sono quelle dei servizi essenziali, quindi intanto l'ambiente e la spazzatura, però c'è la questione idrica, come ben sa anche il Comune. Noi recentemente abbiamo avuto un incontro, perché abbiamo anche un tavolo su Arghillà aperto presso l'amministrazione, una buona pratica avviata negli scorsi anni dalla prima amministrazione Falcomatà e che ci auguriamo possa riprendere anche in questa seconda amministrazione, nell'ambito del quale cercare di risolvere le problematiche, tra cui quella idrica, ecco, che va di pari passo, perché sanno tutti che c'è una carenza idrica ad Arghillà, dove nella migliore delle ipotesi l'acqua c'è per 6-7 ore al giorno e ci sono giornate o addirittura settimane durante le quali purtroppo questo non avviene. Anche di questo noi abbiamo proposto delle soluzioni che sono al vaglio dell'amministrazione, stiamo aspettando a giorni di essere convocati con questo tavolo tecnico sulla carenza idrica. Poi lei, come può ben vedere qui, c'è una perdita idrica che è stata segnalata fin dal 25 novembre senza che sia stato possibile provvedere, e quindi è chiaro che tutto questo, assieme a un concentrato, diciamo, ecco, crea un concentrato di degrado dove la gente poi si sfiducia e non riesce poi ad avere comportamenti sempre consoni a quelli che dovrebbero essere quelli del buon cittadino. Se non si hanno risposta per quanto riguarda la spazzatura, cosa farete come comitato? Noi gli strumenti che avevamo li abbiamo utilizzati tutti. Cioè, noi il giorno di Capodanno abbiamo mandato l'ennesima richiesta al Ministero dell'Ambiente e anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che chiaramente al Comune che ci aveva scritto, al Prefetto, chiedendo immediati provvedimenti anche sotto forma di un commissario che possa con mezzi straordinari risolvere la questione. Però ci auguriamo che il Comune con i suoi mezzi ordinari riesca a risolvere, ma nel più breve tempo possibile, ecco, questo disastro. Nel frattempo abbiamo dovuto dare un segnale e ci dispiace, perché la manifestazione di domani era stata fortemente voluta dal garante metropolitano dell'infanzia, il dottore Emanuele Mattia, assieme alle altre associazioni che hanno creduto in questo momento di gioia,
e che al momento è sospeso, però oggi pomeriggio abbiamo una nuova riunione col garante per cercare di riconsiderare anche questo discorso. Ecco, al momento è così, però pomeriggio vi potremo essere più precisi all'esito di questa riunione, sperando di poter salvare almeno questa manifestazione.